Amici di Spunti di Vista, ben trovati nella seconda puntata con il terzo ospite di questa edizione. Abbiamo in studio Marco Casucci, consigliere regionale della Lega Nord, ma è anche consigliere comunale ad Arezzo. Lei è ubiquo de qua, caro Casucci. Sì, sto portando avanti da 3 anni a questa parte il doppio ruolo di consigliere regionale di opposizione in Toscana e consigliere comunale di maggioranza ad Arezzo. E come sanno i bene cittadini, vengo da Cortona, quindi è stato difficile entrare in entrambi i ruoli e soprattutto da un neofita entrare a far parte delle istituzioni, riuscendo a capire sostanzialmente la difficoltà di interpretare il ruolo, soprattutto nell'interesse dei cittadini, in un momento difficile quale quello della politica italiana. Senta, a questo punto la domanda sorge spontanea, ha ricordato le sue origini cortonese, lei mi pare abitasse nella frazione di San Pietro Adame, la montagna cortonese, non è che, visto che fra poco meno di 3 mesi si vota anche a Cortona, è intenzionato a candidarsi magari anche per la carica di sindaco di Cortona? Ancora ci vorranno più di 3 mesi, che si voterà nella prossima primavera, tarda primavera. E quello che posso dire è che per un leghista essere il primo cittadino della propria città è sicuramente una gratificazione. Non posso escludere ipotesi a riguardo, certamente quello che mi sento di poter dire è che darò il mio contributo per far sì che possa essere finalmente il momento del cambiamento anche a Cortona. Non è tanto chi sarà essere candidato, se Casucci o altri, dovrà essere un candidato che dovrà avere il consenso di tutta l'area del centrodestra, allargata il più possibile anche ai civici, perché a questo giro occorre vincere per cambiare responsabilità. Senta, però lo chiedo al cortonese, il governo che lei appoggia, quello che vede come azionisti di maggioranza sia il ministro degli interni Salvini, che è il suo leader politico, nonché l'alleato per contratto Di Maio, ha tolto al comune di Cortona dei soldi, circa 600.000 euro, per contribuire a ristrutturare la chiesa di Santa Maria al Calcinaio. Ecco, lei da leghista, da cortonese, come ha preso questa cosa? Posso dire che mi sono già mosso per cercare di far sì che attraverso i nostri parlamentari la questione sia portata al più presto all'attenzione del governo. Ecco, al di là delle parole occorrono fatti e noi cercheremo di far sì che comunque si possano trovare i fondi, perché la mia attenzione per il territorio tutto è risaputa e quindi non posso tirarmi fuori rispetto a quella che è una pagina importante per la realtà cortonese. Tant'è vero che sono stato tra i primi a interessarmi delle sorti del calcinaio e sicuramente seguirò con la massima attenzione la vicenda. Senta Casucci, lei si definisce un consigliere, un'espressione del territorio, ha sempre voluto proprio rappresentare questo aspetto, anche presentandosi sempre laddove ce n'era bisogno, facendo capire che le istituzioni erano dentro il territorio e con la gente. È un aspetto che l'ha anche premiata sotto l'aspetto personale, visto che da tutti è riconosciuto il suo impegno a 360 gradi. Tra l'altro, da quando il consigliere regionale ha più presentato interrogazioni lei che magari che altri, lo chiamano il Costamagna del XXI secolo. Costamagna era un deputato della Democrazia Cristiana che nella Prima Repubblica riusciva in 5 anni a fare almeno 3.500 interrogazioni. Se va avanti di questo passo batterà anche quel primato. Sì, devo dire che ho utilizzato sia lo strumento della interrogazione che quello della mozione. Ho ottenuto anche dei grandi risultati con delle mozioni approvate che hanno portato anche degli stanziamenti importanti per tutto il territorio dell'area vasta. L'interrogazione è uno strumento che aiuta a stimolare l'amministrazione a fare di più. Ecco, è importante interpretare il ruolo del consigliere regionale come un ruolo a servizio dei cittadini. Ed è particolarmente importante perché, a differenza del sindaco che ha portato
del cittadino, il primo politico che incontra per strada è sicuramente il sindaco. Il consigliere regionale è spesso lontano dal territorio, anche perché oggettivamente risulta difficile fare in modo adeguato il consigliere regionale di opposizione per un'area vasta come le tre province che sto curando attualmente, che sono Arezzo, che mi ha eletto, ma anche Siena e Grosseto. E posso dire questo, che è sotto Firenze, di fatto sono l'unico consigliere regionale di opposizione residente sotto Firenze. Sembra diciamo un dato paradossale, purtroppo è la verità di una legge elettorale toscana che ha premiato soprattutto Firenze e la parte diciamo nord della nostra regione. E ho lottato perché i territori marginali potessero essere protagonisti nella politica regionale. Potrei dire il Casentino, la Val Tiberina, potrei dire anche la Miata, potrei dire il territorio diciamo le colline dell'Albegna, la zona di Orbetello. Senta, dove... per un sottile gioco del paradosso, con diciamo il depotenziamento delle province, ecco, questo suo ruolo in maniera indiretta è venuto anche ad essere più importante, anche perché il territorio, chi lo rappresenta? Sì, questo innanzitutto, ci sono due aspetti. Il primo aspetto è quello dell'indebolimento delle province. È stata una pagina veramente difficile che noi abbiamo combattuto, quella della Del Rio, che ha depotenziato le province. Sono state lasciate funzioni importanti alle province, quali quelle delle strade provinciali, la manutenzione, l'edilizia scolastica, senza le adeguate risorse. Ecco, ho interpretato il mio ruolo anche come un collante necessario tra le amministrazioni locali e la regione, per far arrivare alla regione una serie di istanze che altrimenti sarebbero difficilmente potute arrivare. Ecco, mi posso permettere di ricordare anche tutto il ruolo di informazione che per le nostre amministrazioni locali è quanto mai importante. I sindaci purtroppo vedono la regione toscana come lontana, come distante, e spesso si trovano soli ad affrontare situazioni ben difficili. Ecco, il mio ruolo è un ruolo di collante tra la regione, tra il Palazzo Panciatichi e i territori e le amministrazioni comunali. Lo sto svolgendo, mi auguro di poterlo fare adeguatamente con la necessaria umiltà e determinazione. Senta, dica la verità, lei si diverte anche a fare i consigli regionali? Lo vedo da come anche partecipa alle assemblee quando interviene. Mi piace poter esprimere la voce della Lega, di quella Lega. Ma dove... mi pare che abbia un buon rapporto anche con i suoi avversari. Ho un rapporto con gli avversari perché per far sì che vengano premiate le istanze del territorio occorre che vi sia il più largo consenso possibile. Occorre parlare, dialogare anche con l'avversario politico, anche con chi amministra la nostra regione, perché altrimenti di battaglie veramente non si potrebbero vincere. Perché poi quando si tratta di far approvare una mozione per l'interesse del nostro territorio occorrono anche i voti della maggioranza. Ecco, ci vuole la capacità di tenere dritta la barra, ma al tempo stesso poter parlare anche appunto con l'avversario. Sento, visto che lei è un mai nemico, è uno avversario, che sfocia, anzi sfocia... io mi permetto di dire in termini britannici un competitor, per migliorare la vita dei nostri cittadini. Devo dire, questa sua osservazione adesso mi spiazza completamente, in versione british non mi sarei mai aspettato, Casucci. Allora, caro consigliere, qual è, a proposito, l'ultima interrogazione che ha presentato in consiglio regionale? Le ultime interrogazioni che ho presentato sono state quelle su Sei Toscana, per quanto riguarda il tema del lavoro, e ho avuto risposta, ecco, giusto appunto questa mattina. Mi si dice dall'assessore competente che la regione toscana può interessarsi al tema del lavoro se diciamo sollecitata dall'azienda, dai sindacati, dai sindaci. Ecco, occorrerebbe far fronte. Speriamo che tutte le parti in causa facciano questo. Siamo un po' scettici. Ecco, credevamo che fosse la regione toscana a essere quella a guidare il tavolo per poter far sì che la sorte dei lavoratori potesse essere garantita. Posso dire che ho presentato ieri mattina un'altra interrogazione per quanto riguarda quel caso che vede indagati alcuni soggetti per il Ponte Leonardo, per quel reato di frode in materiali da costruzione. Ecco, venga Rossi a riferire in aula, perché sono stati spesi 43 milioni della regione toscana. Lei è stato spesso polemico con Rossi perché dice si fa vedere poco in consiglio regionale.
È tutto vero. Il gruppo della Lega è stato polemico verso il presidente Rossi per le sue assenze in consiglio regionale. Rossi dovrebbe essere in aula, spesso non lo è. E questo non può naturalmente essere un indice di riconoscimento del lavoro anche di tutti i consiglieri, dalla maggioranza all'opposizione. Ecco, che Rossi sia presente in aula. Senta, visto che la cronaca in questi giorni si è occupata nell'Aretino delle multe che fanno i minori nei bus che poi hanno una giurisdizione regionale, si è arrabbiato molto l'assessore Ceccarelli, abbiamo sentito una pepata dichiarazione del vicepresidente del Consiglio regionale, lei su questo tema non ha presentato nessuna interrogazione? Sicuramente il tema del trasporto pubblico locale è al centro del mio interesse, lo dimostra il fatto che sono stato il primo a portare il caso dei treni Lumaca del nostro territorio all'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, quello che è successo è sicuramente una pagina, che è un fatto che non doveva accadere, e sono particolarmente critico verso questa scelta dell'azienda, che mi sembra di fatto una scelta deliberata. Quindi occorre l'attenzione, occorre che vi sia rispetto verso l'utente. E allora, in pratica, lei è pronto per fare un passo importante nella sua città natale, ovvero Cortona, del resto deve investire politicamente anche il successo personale che ha avuto. Ma si è mai chiesto perché in Val di Chiana ci sia stato questo cambio di indirizzo? Elettori che hanno sempre votato a sinistra e poi adesso scelgono Alberto da Giussano. Io sono pronto a dare il mio contributo nell'interesse del territorio, le forme si vedranno, ripeto, non sono il protagonista assoluto, ci mancherebbe altro, della politica cortonese. Io sono un consigliere di territorio che ha svolto sempre con umiltà il proprio ruolo e le proprie mansioni. Posso dire una cosa, che ci sono tanti elettori di sinistra che guardano con attenzione al lavoro che sto svolgendo in consiglio regionale per l'interesse dei nostri cittadini, dagli il trasporto pubblico locale, alla sanità, potrei dire, ecco, tutti i temi cardine diciamo delle amministrazioni regionali, che dove l'amministrazione Rossi sta di fatto facendo male. Ecco, quella parte di sinistra che oggi potrebbe cambiare, che ha dimostrato già di guardare con attenzione alla Lega, ecco, mi sento di poter dire che svolgeremo una politica nell'interesse davvero dei territori, e questo è quello che interessa ai pendolari, ai lavoratori, a quelli che diciamo vanno purtroppo nei nostri ospedali, che versano in situazioni difficili. Lei pensa che verranno scorporati i servizi socio-sanitari? Lo hanno chiesto i comuni, lo hanno chiesto i sindaci di questa provincia, c'è stato un incontro tra Rossi e una delegazione di sindaci dell'Aretino, ancora però si aspetta l'esito anche in questo caso sono stato tra i primi a mettere in evidenza i danni che sarebbero inevitabilmente derivati dalla centralizzazione dei distretti sociosanitari. Posso dire che anche da poco ho portato all'attenzione la situazione in cui versa il reparto di nefrologia per il trattamento di dialisi dell'ospedale di San Donato, dove accorrono anche pazienti della Val Tiberina e del Casentino. Ecco, già ci sono delle difficoltà oggettive. Se poi si tende a concentrare su tutto su Arezzo e a marginalizzare gli ospedali di Vallata, la vedo veramente dura per poter far sì che venga garantito un servizio adeguato ai nostri cittadini. Senta, abbiamo poco meno di un minuto, vorrei farle una domanda sul discorso legato alle infrastrutture. La strada regionale 71 sta diventando sempre più un anello difficile, soprattutto per i trasporti di carattere economico, perché sia in Casentino che in Val di Chiana ci sarebbero necessarie strade diverse. Sì, indubbiamente la strada regionale 71 è stata attenzionata dal sottoscritto in tutta la sua estensione, Casentino, Val di Chiana. Ecco, posso dire per quanto riguarda il mio territorio che ancora di fatti ne vedo oggettivamente pochi, ma così come posso dire che in questi anni, malgrado il mio impegno con tutta una serie di interrogazioni e di mozioni che hanno riguardato l'ospedale della Fratta, che hanno riguardato la sorte dei lavoratori della Cantarelli, del stesso della Del Tongo, la strada regionale 71, ecco,
Mi chiedo in che cosa si sia concretata l'azione dell'amministrazione regionale per la Val di Chiana in questi anni. Ho visto qualcosa negli ultimi tempi per l'ospedale di Cortona, però al tempo stesso mi viene molto da riflettere quando in Consiglio Comunale a Cortona si presentano degli atti riguardanti l'ospedale e il PD regionale che amministra la nostra regione, che si parlino il PD locale con il PD regionale. Io faccio il mio ruolo di consigliere di opposizione. Non mi piace naturalmente vedere che si fanno tante parole e si producono pochi fatti. Bene, caro Casucci, il tempo, come diceva il grande Enzo Tortora, è tiranno e quindi io non mi resta che ringraziarla e darle appuntamento in un'altra prossima occasione. Buona serata.